La commissione speciale conoscitiva sulla discarica di Chiaiano, presieduta da Salvatore Guangi del PDL Napoli, ha compiuto oggi un sopralluogo presso il sito della zona nord per verificare lo stato dei luoghi dell'impianto, dove non si sversa più dallo scorso 7 novembre. Abbiamo trovato una discarica in ottimo stato, ha detto Guangi, ed assieme ai rappresentanti della municipalità abbiamo posto moltissime domande al responsabile tecnico della Sapna, Paolo Viparelli, che ci ha fornito ogni esaustiva delucidazione. Con questa prima iniziativa della Commissione intendiamo varare un percorso che recupera ogni ritardo e dia risposte alla cittadinanza di Chiaiano. Guangi, al termine del sopralluogo, assieme ai consiglieri Pietro Rinaldi di Napoli Tua e Antonio Longo dell'IdV, al presidente della municipalità Angelo Pisani e al capo staff dell'assessorato all'ambiente Francesco Iacotucci, ha incontrato i rappresentanti del comitato antidiscarica, ai quali ha prospettato un incontro nelle prossime settimane, allorquando alla Sapna arriverà una relazione complessiva, sia dal punto di vista tecnico che da quello della tempistica dei prossimi interventi di capping, cioè della copertura e chiusura definitiva dell'invaso, stimato tra i 6 e i 7 mesi. La commissione sarà impegnata in maniera concreta per arrivare alla bonifica della cava e quello di oggi, commenta Guangi, è un primo importante passo in questa direzione.